Chiediamogli ora chi è il trono del Muori. Vediamo, eh. Mi troverà? Ci sta mettendo un po'. Trono del Muori è un termine che si riferisce a una posizione nella serie anime One Piece. Niente! È chiuso con One Piece. Trono del Muore è una posizione in One Piece, eh? E fa riprendere la camera. Sono io il capitano dei Rocks! Noto come Rocks era il capo dei pirati. Ma che cazzo dice? Ma non spoilerare! Sono il capo dei pirati Rocks. Sono il One Piece, sono. Il trono del Muore è una metafora! È una cosa che si fece a fare quello che si trova su quel trono con un destino segnato! Ma che cazzo dice? Trono del Muore è un termine che si riferisce a una posizione nella serie anima manga One Piece. Rox Quebec, noto anche come Rox, era il capo dei pirati più temuti e potenti della sua era. Il trono del Muore è una metafora che si riferisce al fatto che coloro che si sedevano su quel trono avevano un destino segnato e quasi certo di morte. Infatti tutti e tre i membri sono diventati più temuti e potenti pirati. Non è un oggetto, ma piuttosto un termine. Sono io. I fini di botte seguono abbastanza fedelmente. Col cazzo! Chiedigli se Zoro è forte quanto Ruffy. È più forte Zoro o i democristiani? Non ha senso confrontare un personaggio di fantasia con Zoro come metodo. Ma come no, scusa? Ma perché? Guarda, guarda, 40 righe! Inoltre la forza di un personaggio di fantasia dipende dalla trama e dalle circostanze, mentre la forza di un movimento politico dipende dalle sue politiche. No, questo mi sta rispondendo. No, è finita. È finita. Andreotti può battere Gatsu? Ma non posso rispondere a questa domanda e non ho senso. Giulio Andreotti è stato un politico italiano che arriva a battere uno di ruoli!